Una delle questioni che tocca maggiormente la sensibilità è quella relativa alla sicurezza negli asili. Purtroppo la cronaca nazionale ci racconta di episodi davvero squallidi, incredibili, di una violenza inaudita nei confronti dei più piccoli, di casi eclatanti di maltrattamenti. E allora ecco che emerge la necessità di dotare gli asili di telecamere. Al di là del percorso normativo a livello statale, vogliamo anche comprendere come ci si sta muovendo a Taranto a livello locale. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, assessore alla pubblica istruzione del comune di Taranto. Ecco, abbiamo appreso che il suo assessorato, l'amministrazione comunale, si sta muovendo in questa direzione. Assessore, a che punto siamo? Allora, diciamo che fu presentata tempo fa una mozione da parte di qualche consigliere comunale, io allora ero consigliere comunale, sulla richiesta delle videocamere, delle telecamere negli asili, sulla scorta di una denuncia che ci è passata di un fatto di cronaca che aveva riguardato la nostra città. Già in quell'occasione io spiegavo che in questo campo occorreva essere un po' prudenti, nel senso che il problema delle telecamere negli asili era un problema che doveva essere risolto in campo nazionale, perché qui abbiamo delle norme, Luigi, abbiamo delle norme molto rigide che riguardano la tutela della privacy dei minori, che non possono essere ripresi. Questo succede nell'ambito della pubblicità, nell'ambito di qualunque tipo di relazione sociale, e che quindi si andava a scontrare con la necessità del genitore di essere tranquillo, così come anche una tutela della privacy in generale per i lavoratori. Ho spiegato che bisognava attendere che a livello nazionale se ne occupasse per non mettere arbitrariamente delle telecamere ed essere soggetti poi delle sanzioni. Ora diciamo che finalmente posso annunciare, mi consenti tu di annunciare, che il 13 ottobre alla Camera si discuterà proprio il progetto di legge delle telecamere. È un buon progetto di legge, Luigi, che è stato licenziato dalle commissioni, che sarà discusso il 13 ottobre, che io mi auguro sarà approvato con larghissima maggioranza, che è una sorta di compromesso tra le norme sulla privacy e la preoccupazione dei genitori. Questa legge sostanzialmente, dal 2008, una parentesi che si discuteva di questo, finalmente siamo addirittura d'arrivo, è una legge che dice che gli asili possono dotarsi di telecamere, ma le immagini devono essere criptate, perché vedi, Luigi, non è corretto che una telecamera puntata in quella classe permetta anche a un altro genitore di guardare il mio bambino o il mio nipotino che cosa fa durante il giorno, anche magari nei momenti di intimità. Quindi dare l'uso indiscriminato di queste immagini era sbagliato. La legge dice che le telecamere possono entrare nell'asilo, devono essere però criptate, che nessuno può visionarle, neanche il personale della scuola, quindi neanche i genitori, ma che lo potrà fare l'autorità giudiziaria in seguito a denuncia. Ma consentimi di dire che questa legge, che ricordo il 13 ottobre sarà portata alla Camera, è innovativa in un altro punto. Dichiara che è necessario sottoporre tutto il personale che ha contatto con i minori, ma anche con i disabili e con gli anziani, a test psicoattitudinali, perché forse il cuore del problema è proprio questo: seguire anche l'educatore, che se non sta bene o ha un momento particolare della sua vita, ecco, non può essere a contatto col più debole, sia bambino o sia persona anziana. Viene demandato poi in 60 giorni dall'emanazione della legge al garante l'emanazione di provvedimenti attuativi, perché il garante dovrà spiegare come poi si deve attuare. Non è previsto un fondo ancora per dotare le scuole e gli asili nido di telecamere. Credo che il problema nel pubblico, nell'asilo pubblico, dovrà riguardare anche i sindacati, perché qui i sindacati dovranno dirci se sarà possibile che la scuola pubblica si possa dotare di telecamere o no, perché lì c'è un problema diverso rispetto al privato. Alcuni asili, perché i genitori mi chiamano e mi dicono: ma c'è qualche asilo che ha le immagini? Beh, eventualmente lì è un asilo privato, si sono dotati di liberatorie da parte di tutti i genitori per l'uso delle telecamere. Ovviamente io parlo di asili pubblici e di legge nazionale che risolva il problema.